Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi ritorniamo a parlare di Mavic Mini. Di solito ne parliamo sempre bene, ma oggi è arrivato il momento di parlarne male, ma non del drone che veramente è un drone super, che straconsiglio, che tuttora vi straconsiglio, perché veramente nessuno è come lui. A 250 grammi nessuno è come lui, ma purtroppo ha un difetto, ed è un grosso difetto per un'azienda come DJI. Cioè il difetto grosso che ha cos'è? L'applicazione DJI Fly, cioè l'applicazione che permette a questo drone di essere controllato dal nostro smartphone, purtroppo ha dei limiti nelle versioni Android, e il limite è abbastanza importante perché ha bisogno che il nostro telefono abbia un'architettura 64 bit. Cosa vuol dire? Che il processore che c'è all'interno del nostro telefono Android, per esempio questo, debba avere un'architettura 64 bit. Ovviamente anche per iOS è la stessa cosa, i telefoni Apple devono avere un'architettura 64 bit, ma Apple ha questa architettura all'interno di tutti i suoi telefoni, quindi partendo dal 2014 se non sbaglio, 2013 adesso non ricordo la data esatta, Apple ha introdotto i 64 bit in tutti i suoi telefoni, quindi da quella data in avanti Apple ha questa architettura nei suoi processori. Un po' più complicato il discorso con Android, uno perché è partita dopo rispetto a Apple, perché comunque Android si è dovuta adeguare ad Apple, nel senso che i telefoni Android hanno raggiunto questo tipo di sviluppo dopo, quando hanno visto che Apple l'ha introdotta, ovviamente per non rimanere indietro hanno dovuto farlo anche loro, anche perché è giusto che la tecnologia vada avanti, e 64 bit sono nettamente meglio dei 32, quindi è normale che tutto migliori, come succede in qualsiasi cosa, nei computer, nei tablet, in qualsiasi cosa, anche nelle automobili, tutto va avanti, tutto migliora, ok? Il problema è che Android, o meglio i telefoni che usano il sistema operativo Android, sono fatti da più marche, ci sono più versioni di telefoni, quindi più prezzi, più, cioè il mondo è immenso, quindi si parte da telefoni da 60 euro arrivare a telefoni da 1000 e passa euro, ok? Quindi la fregatura dov'è? Che DJI ha sviluppato l'applicazione per Android, ma l'ha sviluppata a 64 bit, quindi per funzionare il nostro telefono Android deve per forza avere questa architettura all'interno del suo processore, altrimenti l'applicazione non va, e quindi se l'applicazione non va, il nostro Mavic Mini non va, e questa è una bella fregatura, anche perché di telefoni a 32 bit ce ne sono in giro ancora veramente tanti, perché non tutti continuano a cambiare telefoni, vi dicendo, anche perché comunque chi lo usa in maniera normale, easy, non ha bisogno dei 64 bit per forza, quindi tanti hanno un telefono che magari ha, ne so, 4 anni, 3 anni ed è ancora a 32 bit, però questo problema DJI non l'ha dichiarato in tutti i suoi video pubblicitari in cui ha parlato di questo fantastico drone, però non ha mai parlato del fatto che l'applicazione DJI Fly avesse bisogno per forza di un'architettura a 64 bit, anche perché la DJI Go 4, cioè quella che fa volare il Mavic Pro 2 per intenderci, quella che fa volare il Mavic Air, quella che fa volare il Mavic Zoom, cioè tutti questi droni volano con l'applicazione DJI Go 4 che funziona a 32 bit, quindi magari uno dice io ho il Mavic Pro Zoom, ho volato fino adesso, mi compro il Mavic Mini, ma non va a pensare che invece l'applicazione del Mavic Mini non funzionerà con quel telefono. Ma porca puzzola DJI, perché? Perché devi fare queste cose? Io lo capisco, e ripeto, lo capisco che lo sviluppo deve andare avanti, ma non era questo il caso. Non dovevi fare andare avanti lo sviluppo su un'applicazione di un drone entry level. Cioè, praticamente per far volare un drone che costa 399 euro la versione base, uno non può farlo volare col suo telefono di 3 o 4 anni fa. Deve comprarsi un telefono nuovo? Quindi pur che spenda poco deve spenderci altri 150 euro, 130, adesso sparo un po' a caso le cifre, ma se non le cifre sono quelle, e non è normale. Cioè piuttosto quando nel momento in cui avresti fatto una nuova DJI Go 4, o la DJI Go 5 per intenderci, non lo so, chiamiamola così, a quel punto potevi introdurre che l'applicazione funzionasse a 64 bit. Però sicuramente chi ha un Mavic Pro 2, chi ha un Mavic Zoom, cioè questi droni importanti, probabilmente ha anche uno smartphone importante già, cioè ed è molto probabile che lo abbia, quindi che abbia uno smartphone comunque recente, anche se non uno smartphone costoso, perché tipo questo, che uno Xiaomi Redmi Note 7 a 64 bit, costa circa 130 euro, non è che costa 1000 euro per intenderci,
È un telefono che ha un processore con un'architettura 64 bit, però non costa uno sproposito, però non è che uno per forza deve comprare questo per far andare questo. E questo è veramente assurdo, cioè DJI in questo caso dovrebbe intervenire, uno, pubblicizzare in maniera evidente all'interno di tutti i suoi store, all'interno dei suoi video pubblicitari, all'interno di tutto, che questo drone con un telefono a 32 bit non funziona. E poi dovrebbe comunque intervenire e rilasciare una versione della DJI Fly in versione 32 bit per chi ha un telefono che non supporta i 64, quindi avere due versioni di DJI Fly se proprio vuole, perché così non va bene, perché le applicazioni a 32 bit funzionano sui processori a 64, ma non viceversa, quindi un'applicazione a 64 non va su un processore a 32. E una domanda che tanti si chiedono è: ma il mio telefono è compatibile? Come faccio a sapere se il mio telefono è a 32 o 64? Perché comunque la gente di queste cose non gliene frega niente di 64, 32, o meglio, la maggior parte delle persone non interessano queste cose. Quindi non si pongono neanche il problema di che telefono hanno o meno. Giustamente, ma perché se lo devono porre? Cioè, hanno un telefono, l'hanno comprato, vogliono far volare un cavolo di drone a 399 euro? Non possono non farlo volare. E allora adesso vi spiego come fate a vedere se il vostro smartphone Android è a 32 o 64 bit. È veramente semplice, basta scaricare un'app e già sapete il vostro telefono che caratteristiche ha. Quindi, per prima cosa, non dobbiamo fare altro che entrare nel nostro Play Store e andare a cercare l'applicazione da installare. L'applicazione si chiama ANTUTU, adesso io non so come si pronunci giusto, però è questa. Andate a scaricarla, ovviamente a me fa fare apri perché l'ho già scaricata, quindi la scaricate, è gratuita. Una volta scaricata l'applicazione andiamo ad aprirla e la schermata iniziale è questa. Non ci resta altro che andare a schiacciare qua nell'angolo a destra My Device, quindi andiamo a cliccare su My Device e vedete che ci esce tutto quello che è il comparto tecnico del nostro smartphone. Scendiamo, andiamo a scorrere fino a CPU. Nella parte CPU vedete che sotto c'è Type 64 bit. Ok, questo smartphone è a 64 bit, quindi veramente semplice, in un attimo, gratuitamente, senza andare a diventare matti, per chi veramente non sa smanettare all'interno del software Android, in un secondo riesce a scoprire se il suo telefono è a 64 o 32. Quindi se lì anziché 64 avete scritto 32, questo attualmente non lo potete pilotare, quindi dovete già sapere che se acquistate questo dovete cambiare anche il telefono nel caso abbiate un 32 bit. Ma la cosa che amplifica ancora di più il problema è che con alcuni telefoni anche a 64 bit la DJI Fly non funziona. Per assurdo ha problemi anche il Samsung S10 Plus, un telefono che costa quasi 1000 euro, e uno ha questo bellissimo telefono con un display fantastico che con prestazioni pazzesche, poi installa un'applicazioncina come la DJI Fly, che veramente è minima perché non è neanche lontanamente paragonabile a una DJI Go 4 per intenderci, e poi va e l'applicazione va in crash, si chiude inaspettatamente, cioè veramente tutto questo crea una situazione veramente surreale, perché un telefono da 1000 euro che non fa andare un drone da 399 euro è paradossale, poi non un drone sviluppato dalla Pinco Pallino ma dalla DJI. Cioè, quindi DJI, tirati insieme, fai qualcosa, perché gli utenti Android sono tanti, ovviamente. Gli utenti Apple hanno meno problemi perché i telefoni Apple hanno un sistema operativo unico, hanno tutti bene o male la stessa versione perché tutti l'aggiornano, quindi è tutto più semplice. Posso capire questo, lo posso capire da qualsiasi azienda, perché se voi guardate la maggior parte delle aziende tende sempre a sviluppare prima per iOS poi per Android, ma perché è tutto secondo me più semplice, essendo monoversione, monocaratteristiche i telefoni, cioè tutto funziona sempre, qualsiasi applicazione sviluppata per uno va per l'altro, perché comunque tutti i componenti e tutte le caratteristiche sono omogenee dal sistema operativo all'hardware. Mentre con i sistemi Android posso capire che sia tutto più complicato, perché i telefoni sono miliardi, le combinazioni hardware sono miliardi e i sistemi operativi sono miliardi, cioè veramente è un casino il mondo Android, lo posso capire, ma DJI non può cadere su queste cose, o meglio, non in maniera così pesante. Poi posso capire che su alcuni telefoni possa avere un problema o meno, ma questo succede un po' con tutto nel mondo Android, che magari certe applicazioni non girano bene come su altri telefoni, nel senso che su certi telefoni Android certe applicazioni vanno meglio, vanno peggio, ma questo ci sta perché, come vi dicevo prima, il mondo Android è veramente complesso sia dal punto di vista software che hardware. Però così, in questa maniera, no.
soprattutto il discorso dei 32 bit, perché doveva essere sottolineata, evidenziata, non che un utente si trovi a non poter usare un drone che ha appena acquistato, va a casa, vuole volare e scopre che il suo telefono non è compatibile. Quindi cosa fa? Cambia telefono o restituisce il drone? Bella domanda, boh, dipende uno anche se ha voglia di spendere o meno degli altri soldi per il telefono che magari non era in previsione di acquistare, giustamente, perché avrebbe dovuto acquistare un telefono per far volare un drone da 399 euro. Boh, comunque ragazzi, questo video è solo un video perché ci tengo a tutelare, visto che è un canale YouTube di cui parlo di droni, in cui parlo spesso del Mavic Mini, che comunque ritengo un drone fantastico, perché lui è un drone fantastico. Questa volta che non è stata fantastica è stato questo DJI, cioè da DJI veramente non si è comportata bene verso i suoi clienti Android, sebbene non è un problema che mi tocca direttamente, perché io volo sempre con un telefono iOS, indipendentemente che sia il Mavic Mini, che sia un Autelivo, qualsiasi drone adesso sia, però ragazzi, è giusto che qualcuno diciamo parli anche per voi, perché comunque è un canale YouTube anche se non grosso, però che qualcuno senta questi problemi, che sono veramente tanti. Scrivetemi nei commenti voi, soprattutto voi che avete Android, cosa ne pensate, come avete risolto i vostri problemi, se li avete risolti, se avete cambiato telefono, se invece il vostro telefono funziona. Scrivetelo, così che tutti gli utenti che vedono questo video possono capire se quel telefono funziona o non funziona, perché qualcuno di voi l'ha già provato, cioè tutte queste cose, ragazzi, mi raccomando, fatelo, perché comunque YouTube è una community e questa community serve anche per, diciamo, aiutarci a risolvere i problemi che io non ho magari direttamente, che un altro non ha direttamente, ma che altri hanno. Quindi magari se si parla tutti assieme qualche problema si risolve, soprattutto magari la voce all'interno di YouTube viaggia, perché YouTube è un fiume di voci che vanno, sperando che non vadano nel nulla e sperando che arrivi qualche voce anche di DJI, che magari si tiri insieme in maniera un po' più concreta, perché questa volta ha toppato di brutto. Questa volta non si è assolutamente comportata bene verso i suoi clienti, soprattutto i clienti che usano il telefono Android, perché secondo me sono stati un po' truffati dal fatto che non è stato pubblicizzato il discorso dei 32-64 bit, che se fosse stato pubblicizzato avrebbe sicuramente evitato molte meno lamentele, che però avrebbe fatto vendere meno Mavic Mini. Quindi DJI furba, l'ha scritto in piccolissimo, solite cose micro che uno non andrà mai a leggere, soprattutto poi in un drone, figuriamoci anche fosse un medicinale. E invece qua l'ha fatto, e secondo me è stata un po' ha fatto qualcosa di un po' truffaldino. Quindi ragazzi, se questo video in cui vi ho fatto vedere come scoprire se il vostro telefono Android è a 32-64 bit, e in cui vi ho detto le mie opinioni, in cui io mi sono un po' sfogato verso DJI, che secondo me si è comportata malissimo verso i suoi clienti Android, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non avete ancora fatto, se vi va, e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere neanche un video, un volo, una recensione, un testo, un tutorial, una novità. Ciao!